Mobilità revocata per 855 lavoratori di Teleperformance. La decisione è arrivata a conclusione di un vertice con i sindacati al Ministero del Lavoro. La mobilità sarebbe scattata il 1 gennaio 2012. L'accordo, a quanto si è appreso, prevede 12 mesi di cassa integrazione a rotazione per 463 dipendenti della sede di Taranto e 6 prorogabili per quelli della sede di Roma a 0 ore. Il 10 gennaio è previsto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro per definire le modalità di applicazione degli ammortizzatori sociali. Inizialmente l'azienda aveva proposto ai dipendenti a rischio mobilità la riduzione dell'orario lavorativo da 6 a 4 ore giornaliere, ma le decisioni sul tavolo romano hanno segnato un successo per sindacati e lavoratori. Insomma, siamo arrivati dopo 75 giorni a una soluzione, certamente non definitiva, perché la cassa non è una soluzione definitiva, però quantomeno che ci permette di avere altri 12 mesi di tempo per provare, insomma, a dare una sterzata definitiva. Però la cosa importante era riuscire a ottenere il ritiro dei licenziamenti. L'azienda aveva posto come unica via d'uscita dalla crisi quella di ridurre ulteriormente il contratto part-time individuale di ciascun lavoratore, cosa al quale tutto il sindacato, tutte le sigle sindacali si sono fermamente opposte. Quindi anche questo è stato un risultato positivo.